Ma chi sono i candidati in Europa? Sono soltanto 5, proposti dalle 5 famiglie politiche europee. I popolari hanno proposto Jean-Claude Juncker, ex primo ministro del Lussemburgo, forse non la persona più adeguata per contrastare il peso di certi governi di grandi paesi nelle questioni europee. Inoltre è stato presidente dell'Eurogruppo, forse qualche responsabilità in una certa gestione della Troica ce le può avere. I socialisti puntano tutto su Martin Schulz, che è, come dire, figlio diretto della coalizione al potere oggi a Berlino, che è una coalizione democristiana socialista. E guardo la cosa con un po' di preoccupazione, perché la Germania ha già un peso molto forte con Angela Merkel nel Consiglio. Se avessimo anche un presidente della Commissione tedesco, io credo che certe riforme per i prossimi 5 anni in Europa ce le possiamo scordare. I Verdi hanno 2 candidati che propongono un'agenda tutta verde, biologica, contro gli OGM, condivisibilissima, però l'Europa è qualcosa di un pochino più sofisticato. Poi la sinistra radicale ha candidato il leader greco Tsipras, che propone una sorta di mondo dei sogni: vogliamo restare nell'Europa, vogliamo restare nell'euro, ma vogliamo continuare a fare debito, finanziare la crescita battendo moneta, che è una ricetta sicuramente fallimentare in Grecia come in Italia. E poi c'è Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt, un nome fiammingo, ma tra l'altro è il candidato che parla italiano fra tutti questi, che conosce molto bene il nostro paese. Devo dire che lo possiamo considerare, anche perché a casa in Italia e residenza in Italia, il più italiano dei candidati, che è presidente dell'ALDE, è stato per 10 anni primo ministro del Belgio a capo di una coalizione progressista tra liberali e socialisti, dove ha fatto tante riforme in quel paese. È il presidente, anche il fondatore del gruppo Spinelli, che è un po' il cuore federalista all'interno delle istituzioni europee, e che è una persona con carisma ma anche assolutamente insofferente rispetto alla logica intergovernativa, ed è invece un leader politico con un grande cuore per gli Stati Uniti d'Europa, ed è l'unico. Grazie.